Posso andare? Prego. Giuseppe, bentornato innanzitutto. Grazie. Poi la domanda è d'obbligo. Perché questa decisione non è avvenuta prima del 31 agosto? Questo non lo so. Penso un dispiacere da parte di tutti, però l'importante è guardare al futuro. Si è arrivata a questa decisione, tutte le parti sono contenti, quindi per me è un nuovo cammino, vado avanti, come da parte di tutti. Per me inizia la mia stagione personale, mi auguro e spero di dare il mio contributo alla squadra, alla società, a tutto l'ambiente, perché mi è stato molto vicino. Parlando di futuro a breve, c'è la partita dopodomani con Vicenza, una brutta esperienza, una squadra che a Crotone non ha mai perso. Sei eventualmente pronto per giocare? Questo sicuramente lo decide il mister, io sicuramente sono a disposizione, sono 2 giorni che mi alleno con la squadra, quindi sono a disposizione. Sicuramente Vicenza per il Crotone non è un bel avversario, e tutto perché è una squadra con fatti di buoni elementi, una squadra di difficoltà. E poi per la tradizione del Crotone in casa per Vicenza. Come ti senti fisicamente? Senti pronto? Non giochi da tanto tempo? Che autonomia hai, no? In passato se dico sono stato meglio, però voglio dire, mi sto allenando sicuramente, ecco, ho bisogno di giocare perché voglio anche capire, io solo giocando posso capire a che punto sto. Che Crotone hai visto in queste partite che insomma hanno convocato? Io ho visto solo 2 partite del Crotone perché preferivo non vedere, però ne ho viste 2. Niente, sono quelle partite poi quando nascono male è difficile aggiustarle. Qual hai visto, scusa? Sì, no, meglio non vedere. Si dice così uno è pescata. Meglio non dire. E quindi sono partite che nascono male, poi sono partite non da cancellare, da ricordarsi, da tenerle in mente per cercare di migliorarsi. Poi sicuramente la squadra ha le potenzialità per fare benissimo. No, portate l'ho visto, abbiamo già fatto tutto. Ciao. Questo periodo di fermo, che cosa ha segnato in te di positivo e di negativo? La situazione che ti ha tenuto. Di negativo non me lo aspettavo, un grosso dispiacere, non mi aspettavo questo. La possibilità di non partecipare, essere parte di un gruppo, mi è dispiaciuto molto, perché un calciatore, oltre a volgere a calcio, anche partecipare, far parte di un gruppo di 30 ragazzi, l'ho sempre fatto da quando sono piccolo, quindi quello è quello che mi è dispiaciuto di tutto, anche voler proprio giocare a calcio. La cosa positiva è stata che ho potuto fare il papà a tempo pieno, l'unica cosa positiva che trovo in questo e poi sicuramente me la forziamo come ragazzo. Ci proviamo, no, perché tanto vuoi giocare, ci proviamo perché abbiamo bisogno di far punti per la nostra classifica, quindi indipendentemente dal tabù, poi tutte le cabale così, no? Prima o poi vengono interrotte. Mi dispiace avere interrotto quello positivo a Grosseto, adesso cercheremo di interrompere quella negativa con il Vicenza, però alla base di tutto bisogna pensare a fare una prestazione importante, perché abbiamo un avversario che secondo me è sotto classifica, perché sicuramente è una squadra attrezzata che è partita male, quindi può essere pericolosa, ma tanto insomma partite facili come sapete non ce ne sono, quindi noi ci prepariamo bene e cerchiamo di pensare a noi e fare una bella gara, una bella prestazione. Lei ha una brutta esperienza della passata stagione con Vicenza, c'è stata una partita persa che lei non, per lei è stata più che il risultato, poi si è conclusa anche in una brutta esperienza, è un dato di fatto. Adesso il Vicenza arriva a Crotone che non ha mai vinto, sotto classifica, vinto. Come? A Crotone arriva adesso non ha mai vinto. Ah,
Lei ha detto che è sotto classifica, quindi è una squadra che è in qualche modo pericolosa. Pericolosa, dotata di uomini esperti, anche importanti, che hanno fatto, mi riferisco a Buscato, Paolucci, insomma, hanno fatto la categoria, hanno fatto la Serie A. Insomma. Ma noi non dobbiamo guardare agli altri, noi dobbiamo guardare a noi stessi, a fare bene, a essere aggressivi, a giocare il nostro calcio sullo stesso tipo di tipo Empoli, diciamo, partita di questo tenore. Anche a Grosseto abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo. Poi c'è stato il primo gol nettamente in fuorigioco, che mi sembra che non è che sia stato riportato da voi più di tanto. Io ho scritto 7 volte. Io l'ho detto 4 volte. Mi sono annoiato di scrivere. Ma è stato detto, sì. Fuorigioco nettamente sportivo, davanti alla porta, sono contento. Ma non sappiamo reclamare. Come funziona? Non sapevo, io vi dico sinceramente dalla panchina, capito? Sai, visto che non mi ero reso conto bene, ma. Sono ebrei di Skylo. Dalle davanti il portiere nel cono visivo della porta, quindi avrebbe dovuto essere annullato. Voi come sapete gli episodi contano molto, perché dopo devi chiaramente cambiare tipo di partita, l'avversario si chiude, gioca in casa, perde tempo, tu devi sbilanciarti. Nonostante tutto abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, abbiamo creato 3-4 palle gol importanti, non siamo riusciti a pareggiare, poi al 95esimo abbiamo preso il secondo gol e poi non c'è stato chiaramente più niente da fare. Però la squadra ha giocato, si è espressa, e noi possiamo solo continuare a giocare cercando di essere più attenti, a non commettere degli errori, ma soprattutto ci auguriamo che questi signori arbitri stiano attenti a questi episodi che poi determinano i risultati. Gli episodi poi fanno, orientano le partite in un senso o nell'altro. Mi sei stato reintegrato al successo, quante possibilità ci saranno di vederlo in campo da certo? Devo parlare con lui, devo sentire come sta. Si è allenato, insomma, mi sembra che sta discretamente, però vediamo prima di ufficializzare, innanzitutto non lo dico a voi, ma lo dico sempre prima a lui, eventualmente, come la formazione, sono sempre abituato a dirla prima ai giocatori. E poi appunto devo parlare con lui per sentire quali sono le sue sensazioni, sentiamo quello che dice e poi prendo la decisione. Insisterà sulla coppia Ciano-Pettinari? È un'ipotesi, ma ci sono anche altre ipotesi, perché ci sono altri giocatori che scalpitano, che hanno voglia di mettersi in mostra, e devo valutare bene, perché tra venerdì, mercoledì e domenica sicuramente ci sarà un po' di turnover, non so quanto, dipende anche da loro, dal tipo di prestazioni che fanno e dalla forma che mi dimostrano durante la settimana di allenamento. Noi facciamo 3 partite in casa, ma fuori nelle prossime 4. L'ideale sarebbe tanto fare il massimo. L'ideale è una per volta. Fare il massimo di sì, vabbè, noi giochiamo sempre una per volta. È chiaro che giochiamo in casa, dobbiamo fare punti. 16 giorni contro partite. Noi abbiamo bisogno anche di fare punti fuori casa, perché hanno lo stesso valore, sono sempre 3 punti a partita, quindi questa squadra, ma tutte le squadre cercano sempre qualche colpo fuori in modo da poter allungare la classifica in maniera significativa. Quindi lo spirito è sempre lo stesso, tutte le squadre giocano per ottenere sempre il massimo in casa o fuori, perché poi i punti, come dicevo, sono sempre molto importanti.